Amici del software libero open source, benvenuti e bentornati in questa 102esima puntata del podcast di Marcus Box. Sigla. Iniziamo questa puntata che, vi avverto già da subito, sarà quasi monotematica, tratterà quasi esclusivamente di Audacity, perché sono successe un po' di cose queste settimane che non sono tanto belle. E che fanno riflettere su quello che può diventare l'internet, può diventare una cosa bella, che può degenerare in una cosa orribile. Questa settimana si era partiti con il piede giusto parlando di Audacity e della disponibilità del pacchetto ufficiale nel formato OpImage per Linux. Una notizia che era interessante perché sapete bene, il pacchetto OpImage consente di avere un binario eseguibile su qualsiasi distribuzione Linux, perché il pacchetto nel formato OpImage contiene già tutto all'interno, tutto quello che è necessario per far funzionare l'applicazione, ed è un formato davvero universale, altro che, come direbbe qualcun altro, che Snap e Flatpak. Ed era una bella notizia l'arrivo della versione OpImage ufficiale. Ma passiamo adesso alle notizie brutte che sono nate attorno ad Audacity. Due notizie che hanno fatto infuriare la comunità, sia quella del software libero, ma anche quella in generale degli utilizzatori di questo software, e che hanno gettato anche delle luci inquietanti sul nostro modo di vivere internet e sui rischi connessi a determinate comunità tossiche che orbitano nel web. Di certo vi ricorderete tutte quante le polemiche che sono nate nello scorso mese di maggio, a seguito della decisione di Muse Group, che adesso possiede Audacity, di introdurre una telemetria di base all'interno del software. Molti utenti si sono allarmati per via dell'introduzione della parola telemetria. Sapete bene, noi utenti Linux, quando sentiamo la parola telemetria, subito drizziamo le antenne. Però sapete bene che la telemetria non è uno strumento per forza dannoso, per forza volto a spiare, come accade sui sistemi proprietari, ma anche su altri tipi di software, ma può essere uno strumento vitale e utilissimo da parte degli sviluppatori per poter conoscere meglio il parco software, il parco hardware su cui il proprio software viene installato. Scoprire meglio, individuare meglio eventuali bug e quant'altro. Quindi la telemetria di per sé non è malvagia, è malvagia se utilizzata male, come qualsiasi altra cosa. Dicevamo, c'è stata questa sommossa popolare da parte della comunità, della fanbase di Audacity, da tutti gli utenti del software libero open source, che hanno visto nell'introduzione della telemetria una cosa brutta e cattiva. Poi le cose erano in parte rientrate a seguito di alcune dichiarazioni di Muse Group, ma le cose sono degenerate qualche giorno fa, quando è stata pubblicata l'informativa sulla privacy di Audacity, che ha fatto letteralmente infuriare molti utenti che sono arrivati a definire, anche a ragione, uno spyware, il nuovo corso di Audacity, che le nuove versioni di Audacity sono dei veri e propri spyware. L'informativa sulla privacy, che è stata pubblicata da parte del team di Audacity, elenca tutti i dati che Audacity raccoglie, il motivo della raccolta di tali dati, con chi questi dati sono condivisi, in quali circostanze e come questi dati sono protetti e come vengono gestiti, quindi l'archiviazione e la rimozione di questi dati. Bene, leggendo l'informativa sulla privacy di Audacity, possiamo vedere che vengono raccolti una serie di dati non necessari, perché viene raccolta la versione del sistema operativo, qui è legittimo, però viene raccolta anche l'informazione relativa all'indirizzo IP dell'utente e dal paese dal quale l'utente si trova. Quindi veniamo tracciati in un modo inutile, perché a che ti serve ad Audacity, agli sviluppatori di Audacity, il paese dell'utente ricavabile in base al nostro indirizzo IP? Non c'è motivo. Posso capire la versione del sistema operativo, posso capire quale CPU viene utilizzata, posso capire e capisco i codici e i messaggi di errori che possono nascere a seguito di arresti anomali, mancati avvii e quant'altro, ma questo dato del
del paese degli utenti in base all'IDRCP è un dato oggettivamente superfluo. Ma quello che fa insospettire di più, quello che fa storcere il naso di più a tutti quanti, riguarda una clausola che dice che al fine dell'applicazione della legge per tutelare l'interesse legittimo del gruppo a cui appartiene adesso Audacity a difendere i propri interessi legali vengono raccolti dei dati necessari alle forze dell'ordine. Quali dati? Non lo sappiamo. Audacity parla soltanto di dati, non specifica quali dati vengono raccolti, quali dati aggiuntivi vengono raccolti. E questo fa spaventare perché sono informazioni che non dovrebbero essere in possesso da parte degli sviluppatori. Oltre a questo, scopriamo che questi dati, i nostri dati personali che vengono raccolti, tra i quali abbiamo detto appunto il nostro indirizzo IP e altri dati non meglio precisati da parte necessari per identificarci, qualora le forze dell'ordine avessero la necessità di rintracciarci, diciamo così, vengono raccolti questi dati e vengono visualizzati dai membri del personale, da qualsiasi ente preposto all'applicazione della legge, autorità di regolamentazione, quindi agenzia governativa, tribunale, altre terze parti verso le quali si ritiene necessaria la divulgazione di tali dati, a revisori, consulenti, rappresentanti legali e chi più ne ha più ne metta di Audacity. Anche a potenziali acquirenti e suoi agenti e consulenti, e a qualsiasi persona da noi utilizzata la divulgazione di tali dati. Quindi sono raccolti dei dati non necessari che vengono condivisi anche con persone che non dovrebbero avere accesso a questi dati. A calare ulteriormente l'asso, a far innervosire ancora di più, c'è un'altra clausola. Perché? Viene precisato che i nostri dati personali sono archiviati sui server di Audacity posizionati nello spazio economico europeo. Che badate bene, lo spazio economico europeo non si intende l'Europa, ma si intende l'area economica europea che attualmente comprende 30 membri ed è composta da l'Associazione Europea di Libero Scambio, quindi Islanda, Liechtenstein, Norvegia e Svizzera, e i 27 membri dell'Unione Europea, quindi è un'area europea allargata. Fin qui, diciamo, nulla di male, sono dati che restano sul territorio europeo, quindi a noi ci sta anche bene. Però, leggendo l'informativa sulle privacy di Audacity, viene specificato che questi dati personali possono essere occasionalmente condivisi con la sede principale del gruppo WSM, che è quello che è proprietario di Audacity, che si trova, questa sede principale, in Russia. E oltre a essi possono essere condivisi con i consulenti esterni del gruppo WSM presenti negli Stati Uniti. Quindi sono archiviati qui, però possono essere condivisi occasionalmente questi dati sia con la sede principale in Russia, quindi un paese che non aderisce alle normative, diciamo così, sulla privacy degli utenti, e sugli Stati Uniti, che anche questo è un paese che non ha una normativa stringente come quella europea per quanto riguarda la privacy degli utenti. Oltretutto, infine, nota di colore, c'è all'interno dell'informativa un vincolo che per alcuni può essere bizzarro. Viene specificato che Audacity non è destinato a persone di età inferiore ai 13 anni, quindi se avete meno di 13 anni non potete utilizzare Audacity. Ma questo perché? Perché semplicemente si sono andati a parare diciamo così, il sederino. Per non violare l'articolo 8 del GDPR che fissa a 13 anni il limite minimo del consenso per quanto riguarda la raccolta dati. È tempo dunque di trovare una alternativa ad Audacity. La comunità non si è fatta trovare impreparata sotto questo punto di vista, e come accade sempre nel mondo del software libero, sono nati i primi fork che sono apparsi sul web, sono apparsi su GitHub. Ed è proprio di un fork di Audacity di cui voglio parlare, un fork che è nato subito in seno alla comunità degli utilizzatori di Audacity, è nato subito su GitHub, subito riscosso gran successo, subito riscosso grande apprezzamento, però ci sono state delle bruttissime, diciamo così,
risvolti all'interno della vicenda di questo fork di cui adesso vi parlerò. Il primo fork di Audacity senza telemetria era stato avviato da un programmatore tedesco che si fa chiamare con il nickname Cookie Engineer. Questo fork aveva riscosso subito grande interesse, ha riscosso subito, anzi, grande interesse da parte della comunità e ci si era già attivati per coinvolgere la comunità per la scelta del nome da dare a questo fork. Piccolo spoiler, alla fine il nome ad aver prevalso è quello di Tenacity. Tutto procedeva per il verso giusto, tutto procedeva in armonia, sino a quando la community di 4chan non ha deciso di iniziare a votare in massa per il nome Sneed City, un meme molto popolare sulla board di 4chan che gioca sulla parola Sneed come diminutivo di Special Needs, e avete capito in che senso. Bene. Gli sviluppatori decidono di questo nuovo fork di Audacity, decidono di rimuovere questo sondaggio che oramai è stato inquinato da parte della community di 4chan e di crearne uno nuovo. La community di 4chan quindi decide di creare un proprio fork chiamato Sneed City che viene caricato su Aur. Fork che poi viene anche cancellato su segnalazione di qualcuno che fa presente ai gestori di Aur il doppio senso nella parola Sneed e fa presente tutta la faccenda, tutto quello che è accaduto su GitHub. Bene, che cosa ha fatto la comunità di 4chan? Decide di iniziare a trollare, insultare, bullizzare Cookie Engineer a mezzo social e su GitHub. Ma la cosa purtroppo non si ferma qui. La community di 4chan, facendo alcune ricerche su internet, partendo dal nickname del programmatore, grazie a un video che è stato trovato su YouTube in cui una persona aveva associato il nickname Cookie Engineer a un nome reale di una persona, è riuscito con quei dati a risalire all'indirizzo di abitazione di Cookie Engineer. E indovinate che cosa è successo? Bene, qualcuno è andato letteralmente a bussare alla porta di Cookie Engineer, turbando la sua vita reale e quella della sua famiglia, addirittura. È emerso in queste ore addirittura c'è stata anche un'aggressione con un coltello. Quindi una vicenda che diciamo lascia terrorizzati per come si è svolta, per le ripercussioni che ci sono state nella vita reale. E che cosa è successo? È successo che ovviamente Cookie Engineer, per i suddetti motivi, ha deciso di mettersi da manutentore del fork di Audacity e ha chiesto alla comunità che si era creata attorno a questo fork di eleggere un nuovo responsabile. Ovviamente Cookie Engineer ha sporto denuncia alle autorità competenti, si sta indagando, si sta cercando di capire come si è arrivati a questo punto, si sta cercando di individuare i responsabili. Però vi ripeto, una vicenda che lascia sconcertati e che terrorizza perché da una cosa semplice, da una cosa sciocca come la decisione di un nome da dare a un software, si è arrivati a degenerare a questo punto, si è arrivato a bullizzare una persona a mezzo social e arrivare fin nell'intimità della vita domestica di questa persona a minacciarlo e a fargli anche potenzialmente del male. Io onestamente sono senza parole, sono spaventato da questa situazione. Affascinato da un lato perché l'intelligenza collettiva della comunità di 4chan è riuscita in un'impresa che sfido chiunque a riuscire a fare una cosa del genere, cioè riuscire a ricavare da queste poche informazioni il nome reale, l'indirizzo reale di una persona. Però al contempo è spaventosa perché si è degenerati in una maniera assurda. Cioè, si è arrivati a compiere delle azioni riprovevoli. Non lo so, fatemi sapere voi che cosa ne pensate di questa situazione, se siete voi anche voi spaventati dai risvolti dell'accaduto. Vabbè, comunque, dopo questa mega parte, mega spezzone della puntata dedicato alle cose brutte di Audacity, passiamo alle notizie, quelle più tranquille. In settimana c'è stato l'approdo di GNOME 40, quindi comprensivo di GNOME Shell 40,
all'interno dei repository di Ubuntu 21.10 Daily, quindi la versione attualmente in sviluppo di Ubuntu. Su Marcosbox trovate un primo video che vi fa vedere a che punto è attualmente l'integrazione con GNOME Shell 40 con Ubuntu, perché sapete bene, Ubuntu ha una serie di estensioni che vanno a riproporre l'aspetto di Unity e queste estensioni ovviamente devono essere riadattate per coesistere con la nuova visione della Shell con GNOME Shell 40, che come ben sapete adesso sviluppa gli spazi di lavoro e quant'altro su un piano orizzontale, non più verticale come prima. Andate a vedere il video su Marcosbox. Restando in tema Ubuntu, per così dire, parliamo della sua derivata più famosa, che questa settimana ha visto il rilascio della sua nuova versione stabile. Sto parlando ovviamente di Linux Mint e del rilascio della versione 20.2, nome in codice UMA, nelle tradizioni Cinnamon, Mate e XFCE. Questa nuova versione viene fornita con il consueto aggiornamento del parco software, con miglioramenti e alcune nuove funzionalità che rendono l'esperienza utente più completa e appagante. L'edizione principale, quella con Cinnamon, vede l'arrivo di Cinnamon 5.0, che porta con sé diversi miglioramenti nelle prestazioni con un minor consumo dei RAM. È migliorata inoltre la gestione delle spezie che possono essere aggiornate grazie al gestore di aggiornamenti. Migliorato il gestore di aggiornamenti, che adesso propone delle modifiche ridisegnate per segnalare la presenza di nuovi aggiornamenti, e questo in ottica di andare a risolvere il problema che era emerso diversi mesi fa all'interno della community di Linux Mint, quando gli sviluppatori di Linux Mint si erano accorti del fatto che moltissimi utenti di Linux Mint non aggiornavano l'ultima versione disponibile della propria distro, ma anche non solo della distro, ma anche dei pacchetti delle applicazioni. Quindi si tenevano lì l'aggiornamento, lo mettevano in pausa e non aggiornavano. I motivi non li sappiamo, che cosa passa per la mente delle persone, ma comunque c'è gente che non aggiorna, cioè, ci sta. E al fine di migliorare la sicurezza della distribuzione e quant'altro, gli sviluppatori di Linux Mint in questa nuova versione hanno introdotto degli miglioramenti nel gestore degli aggiornamenti con delle nuove modifiche che vanno a segnare la presenza di nuovi aggiornamenti senza però infastidire gli utenti, quelli più avanzati, che possono decidere comunque di posporre gli aggiornamenti. Le edizioni Cinnamon e Mate vedono poi l'arrivo di una nuova XApp chiamata Bulky, che è in grado di rinominare in blocco i file. Non viene aggiunta questa nuova XApp nell'edizione XFCE di Linux Mint, semplicemente perché Tuner, il file manager di XFCE, già integra una funzionalità per fare questa cosa. Viene poi introdotto Stick Notes, che va a sostituire Gnote come applicazione predefinita per prendere appunti. Abbiamo l'arrivo della versione per Android di Warpinator, quindi adesso possiamo connettere il nostro smartphone e farlo dialogare con la nostra installazione di Linux Mint grazie a Warpinator e scambiarci file. Ci sono dei miglioramenti nella stampa e nella scansione. Infine, ci sono alcuni miglioramenti nelle tre applicazioni XApp più famose, ovvero l'editor di testi, il gestore delle immagini e il visualizzatore di PDF. Voglio fare un appunto a Linux Mint, voglio parlare un po' di questa distribuzione. Io, sapete bene, l'ho sempre apprezzato, ho sempre proposto Linux Mint a tutti quegli utenti che si affacciano per la prima volta al mondo delle distribuzioni Linux, perché è una soluzione che non lascia spaesati, perché ha un look tradizionale, quindi gli utenti alle prime armi non si trovano con un desktop environment completamente alieno. Offre una serie di strumenti che aiutano nella gestione degli aggiornamenti, nell'installazione dei programmi e quant'altro, con il gestore degli aggiornamenti, con il software center che è fatto bene, e altre piccole cosine qua e là. Però ultimamente sto vedendo che c'è molto lassismo da parte dei programmatori di Linux Mint, non so i motivi, non ho ben approfondito. Magari nelle prossime settimane vedrò di fare alcune ricerche per capire che cosa sta succedendo veramente all'interno della comunità degli sviluppatori di Linux Mint. Perché sto vedendo che ultimamente si limitano a fare delle piccole modifiche, le nuove versioni di Cinnamon non portano grandi stravolgimenti, e anche quelle che sono le patch, i miglioramenti che vanno a portare, come in questo caso i miglioramenti nella gestione del consumo della RAM, sono dei miglioramenti messi lì, diciamo così, per dire abbiamo fatto un miglioramento, ma in realtà non sono dei miglioramenti veri e propri. Mi spiego meglio.
Che cosa è successo con il consumatore da RAM? Si sono accorti che ci sono dei memory leak ogni tanto di Linux Mint che inizia, di Cinnamon che inizia a ciucciare RAM in quantitativo sproporzionato, e anziché andare a fondo della natura del problema per capire da che cosa deriva da che cosa derivano questi memory leak, hanno pensato bene di mettere all'interno delle impostazioni un'opzione che è possibile settare poi a piacimento, perché in Linux Mint ti lasciano sempre la possibilità di personalizzare questa cosa. Che cosa fa questa opzione, questa cosa che è stata messa all'interno delle impostazioni di Cinnamon, sulla nuova versione di Linux Mint, su Cinnamon 5.0? Se si supera un determinato livello di consumo di RAM, anziché continuare a consumare RAM in maniera spropositata, quindi prendere tutta la RAM di sistema e oltre, che cosa fa il sistema? Va a riavviare Cinnamon in modo tale da azzerare il consumo di RAM, azzerare tra virgolette, nel senso va a ripristinare la sessione, quindi riavvia di fatto Cinnamon. Quindi non si va a mettere una pezza vera e propria per risolvere il problema dei memory leak, ma si mette un trick per dire se sta a consumare troppa RAM, riavviati così liberiamo un po' di RAM. Per me una pezza del genere, una pezza messa lì in maniera inappropriata, avrebbero dovuto cercare di capire da che cosa deriva il tutto. Però hanno deciso di optare questa soluzione. Spero che nelle prossime versioni di Cinnamon, ci sia una pezza vera e propria, una patch vera e propria che va a risolvere i problemi di memory leak e non una soluzione, un escamotage di questo tipo. E spero anche che nelle prossime versioni di Cinnamon ci sia anche un restyling di Cinnamon con una riscrittura del codice, con un adeguamento, che ne so, un passaggio alle GTK4, sperando che ci sia nel breve tempo possibile, anche se dubito che il team di Linux Mint sia in grado di portare un aggiornamento di tale entità nel breve tempo possibile. E speriamo che questo avvenga, però, e speriamo che ci sia anche una riscrittura dell'ambiente Dex per quanto riguarda l'aspetto generale, perché diciamoci, l'aspetto di Cinnamon è molto vecchiotto, con quei menu flat che sembrano disegnate appiccicati così, non c'è quella profondità, non c'è quell'accostamento bello di colore anche che c'è su altre distribuzioni, quello studio dei temi. Qui è una cosa buttata lì, appiccicata. Si sono fissati con sto verde, si sono fissati soprattutto con queste cavolo di icone, che io, un altro di quelle cose che odio di Linux Mint, è che si sono fissati con queste icone, cioè con le icone di terze parti riscritte con quel tema di icone che è orribile, perché che non rende già grazia e giustizia nemmeno agli sviluppatori delle applicazioni di terze parti, che magari dietro allo studio dell'icona di Firefox c'è appunto uno studio, c'è un senso, una qualche cosa. Loro ci appiazzano, ci sovrascrivono con l'iconcina loro, è bruttissimo. Vabbè, comunque, queste sono le notizie da Linux Mint. Notizia fresca fresca delle ultime ore, cioè magari fresca fresca, cioè stanno 33 gradi e sono le 8 di sera del 13 luglio, e vabbè, sapete bene che io abito a Foggia, che fa provincia d'inferno per quanto riguarda la temperatura. Comunque, diciamo, notizia fresca fresca delle ultime ore riguarda l'arrivo della versione 90 di Firefox, per Windows, macOS e Linux. A dire il vero, si è aggiornata poi anche la versione per Android, quindi a breve vi arriverà anche sui vostri telefonini. Quali sono le novità principali di questa nuova versione di Firefox? Beh, la prima riguarda l'aggiornamento automatico in background per Windows, quindi adesso su Windows è possibile aggiornare automaticamente in background Firefox anche quando Firefox non è in esecuzione. Ci sono stati poi dei miglioramenti, sempre nella versione per Windows, con l'aggiunta di una nuova pagina che ci aiuta a identificare i problemi di compatibilità causati da applicazioni di terze parti. Le eccezioni alla modalità solo HTTPS possono essere adesso gestite all'interno del tab delle impostazioni della privacy, all'interno delle preferenze di sistema. I PDF che sono la stampa su PDF adesso produce collegamenti ipertestuali funzionanti. È stata aggiunta, cosa molto importante, la versione 2.0 di Smart Block per Firefox, che va a migliorare ulteriormente la navigazione privata. Sono state migliorate le prestazioni di web render ed è stato rimosso il supporto FTP. Hanno introdotto delle cose interessanti per quanto riguarda la privacy, continuano a introdurre funzionalità interessanti per quanto riguarda la privacy. Io però continuo a non utilizzare più Firefox come browser predefinito, ormai sono passato al lato oscuro con Chrome da diversi anni, perché non so se è un'impressione soltanto mia, ma io sulle macchine sulle quali
utilizzo Firefox non solo i miei computer personali, ma anche i computer del lavoro e quant'altro. Rispondo sempre male per quanto riguarda il consumo di risorse con Firefox. È strano dirsi perché tutti quanti si lamentano del consumo spropositato di RAM da parte di Google Chrome, che poi in realtà poi, ultimamente è anche diminuito il consumo di RAM su Google Chrome grazie agli apporti forniti dal team di Microsoft che sta contribuendo allo sviluppo di Chromium, perché insomma, ben sapete, Microsoft ha deciso di ribasare Edge su Chromium, e Firefox è rimasto indietro. Non lo so, io sui miei computer, ripeto, noto sempre questa lentezza generale, questo affanno, problemi poi anche su alcuni siti, non lo so, continuo a non utilizzare con piacere Firefox, anche se mi sforzo sempre più di utilizzarlo sia su computer che su Android, però ogni volta lo provo per metà giornata, ma poi torno sempre su Google Chrome, perché vedo che la differenza prestazionale si vede, si fa pesare. Non so, sarò io l'unico sfortunato che acchiappa tutti i computer che odiano Firefox, fatemi sapere voi che cosa ne pensate. Tra l'altro c'è anche una notizia che voglio commentare con voi, che non è stata postata su Marcosbox, ma che magari pubblicherò nelle prossime ore, e riguarda una cosa molto triste. Nell'ultimo report della diffusione dei browser web relativo al mese di giugno di net market share, c'è stato il sorpasso a livello globale di Microsoft Edge su Firefox. Quindi adesso il terzo browser più utilizzato è Microsoft Edge e Firefox è al quarto posto. Questo fa riflettere perché tutti questi sforzi che stanno utilizzando gli sviluppatori di Firefox non stanno portando ancora dei benefici tali da poter stimolare la massa ad utilizzare Firefox. Oltretutto, chiudo anche una piccola e breve parentesi. Il restyling che hanno imposto su Firefox con Proton per me fa schifo. Cioè, non volevo dire le famose parole fantozziane, ma non lo so, io non mi piace. È bruttissimo, è un'interfaccia pensata per utilizzo col touch, con questi tab giganti sopra, non lo so, con queste cose. E poi aumenta pure la dimensione dei tasti minimizza, massimizza e chiudi, non lo so, poi questa interfaccia, non lo so, non mi piace per nulla. Continuo a preferire il vecchio stile la vecchia interfaccia di Firefox, e so per certo che non sta riscuotendo successo e diversi utenti continuano a lamentarsi di questo. Infine, per concludere questa puntata, parliamo di una notizia interessante che arriva da parte di Microsoft. Lo so che molti degli ascoltatori all'ascolto, quando sentono la parola Microsoft, si triggerano e iniziano a partire con mantra, braccia stendi, stingui, Microsoft merda e quant'altro. Sì, avete ragione, Microsoft è brutta e cattiva in certi frangenti, non si è comportata bene e di sicuro non si comporterà bene in futuro nei confronti del software libero open source. Però questa volta ha fatto un'iniziativa interessante. Che cosa è successo? È successo che su GitHub ha pubblicato un corso gratuito sul machine learning indirizzato ai principianti. Questo corso è volto a incoraggiare principalmente studenti e sviluppatori di tutto il mondo all'approccio alle basi del machine learning. Come vi dicevo, è pubblicato su GitHub, è gratuito, è un corso approvato dall'MIT e ha una durata di circa 12 settimane ed è stato realizzato in collaborazione con gli Azure Cloud Advocates di Microsoft. Advocates, di sicuro ho sbagliato la pronuncia. Comunque, per maggiori informazioni sul corso, sulle modalità per seguirlo e sui contenuti, vi rimando alla pagina che trovate su Marcosbox, sull'articolo dedicato. E con quest'ultima notizia si conclude qui questa 102esima puntata del podcast di Marcosbox, che per l'occasione è stata pubblicata di martedì, perché altrimenti passava troppo tempo dalla notizia di Audacity e quindi non avrebbe più avuto senso parlarne, principalmente per quello che mi sono deciso a pubblicare di martedì. All'inizio volevo posticipare tutto all'appuntamento del venerdì sera. Comunque,
Vi ricordo che potete seguire Marcos Box sui principali social, mi trovate su Facebook con la pagina ufficiale, ma con anche il profilo personale, quindi se volete chiedermi l'amicizia, liberissimi di farlo anche su Brutto e Cattivo Facebook. Mi trovate su Twitter con il profilo marcosbox.org, ma quello è un profilo temporaneo fino a quando Twitter non si deciderà a darmi la proprietà di Marcos Box, perché purtroppo c'è un tizio dell'America Latina che si è fregato in Marcos Box e non ha mai utilizzato questo account, e in mano a questo tizio qui, e io ho dovuto prendere un altro account Twitter. Mi trovate comunque sul mio profilo personale su Twitter, che trovate su Marcos Box, anche in quel caso mi fa piacere se mi seguite. Mi trovate su YouTube con il canale YouTube di Marcos Box, ogni tanto pubblico anche cose che non c'entrano niente con il software libero open source. Mi trovate su LinkedIn, mi trovate sulle principali piattaforme di podcast, quindi Google Podcast, Apple Podcast, Spotify, Amazon Music, mi trovate sulla skin Alexa di Amazon Music, mi trovate su diverse piattaforme di podcast, trovate il link su Marcus Box con maggiori informazioni, è presente comunque anche il feed che potete aggiungere al vostro lettore di feed di podcast preferito. Trovate su Marcos Box i vari feed dedicati alle varie sezioni di Marcos Box, quindi mi potete seguire anche tramite feed RSS. Mi trovate su Telegram con la pagina ufficiale di Marcos Box, con la pagina dedicata alla community di Marcos Box, dove si può parlare di qualsiasi argomento, non per forza inerente al software libero open source. Vi invito a iscrivervi numerosi, perché ultimamente la pagina non vede tanti arrivi di gente attiva, quindi se non fate i timidi, su iscrivetevi e contribuite alla pagina. E vi ricordo che trovate anche un canale Telegram di Marcos Box, nel quale pubblico occasionalmente delle offerte provenienti da Amazon, di prodotti Amazon, che sono link affiliati, quindi sapete come funziona. Voi acquistate un prodotto su Amazon tramite il mio link Marcos Box, mio codice Marcos Box -21, che acquistando questi prodotti su Amazon con questo link, con questo codice di affiliazione, ma oppure cliccando direttamente sui link che posto sulla pagina Telegram delle offerte di Marcos Box, Amazon mi riconosce una piccola percentuale. Mi sono iscritto da diverso tempo, ancora non ricevo il primo pagamento di Amazon, che verrà sotto forma di buoni, da quel che ho scelto. E vabbè, per voi non cambia niente, se però fate acquisti su Amazon, utilizzate il mio codice referral, in modo tale da supportare in questa maniera il blog. E vi prometto che i soldi saranno utilizzati per acquistare attrezzature per migliorare il sito, per migliorare i servizi, per migliorare il podcast e quant'altro. Comunque, con questo si conclude qui questa 102esima puntata. Lunga vita e prosperità a tutti quanti, ci riascoltiamo la prossima settimana con la prossima puntata del podcast di Marcos Box. Ciao ciao!